Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione regionale di ETV. In apertura parliamo di cronaca, purtroppo con un terribile bollettino di incidenti. Subito quello avvenuto in Puglia. Una ragazza bolognese di 23 anni, Anna Innorte, morta investita da un'auto pirata la scorsa notte nel Salento, poco dopo aver festeggiato con amici il suo compleanno. L'automobilista, una leccese di 24 anni, che dopo l'incidente era fuggita, è stata poi rintracciata e arrestata dai carabinieri. Era ubriaca e ora è accusata di omicidio colposo. Nell'incidente è rimasto ferito anche un amico della bolognese, un ventenne della zona, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecce. L'incidente è avvenuto in località Torre Lapillo. Anna Innorta stava trascorrendo lì le vacanze con alcuni amici. Come dicevamo, aveva appena festeggiato il suo 23° compleanno. Era nata a Bologna il 19 agosto dell'88. Sul suo profilo Facebook si legge che si era diplomata nel 2006 al liceo scientifico Copernico, poi si era iscritta a chimica industriale, laureandosi nel 2009. E un ciclista di 80 anni è morto ieri sera verso le 22 in un altro incidente stradale lungo la via Correcchio a Imola. L'uomo in sella a una bicicletta stava dirigendosi verso il centro città provenendo dalla frazione di Sasso Morelli. L'anziano è stato investito da un autocarro che procedeva nel suo stesso senso di marcia. E ora andiamo nel Reggiano, dove c'è stato un incidente mortale sul lavoro. È successo in uno stabilimento ceramico di Rubiera, la Domus, in cui era in corso la bonifica di una copertura in Eternit. È successo questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un cittadino kosovaro, era sul tetto dello stabile quando, forse per un cedimento della struttura, ha perso l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di circa 10 metri. Purtroppo è morto in seguito alle lesioni riportate. Sull'incidente sono state avviate indagini da parte dei carabinieri e della medicina del lavoro. Disastro ferroviario colposo. Questa è l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura di Modena sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Castelfranco, nel Modenese, sulla linea Bologna-Milano. Alcuni viaggiatori dell'Intercity 590 Salerno-Milano, proveniente da Salerno, appunto diretto in Lombardia, sono rimasti feriti dalla rottura dei finestrini causata dall'urto del treno in corsa con materiale ferroso a poche centinaia di metri dalla stazione di Castelfranco, in aperta campagna. Alla fine il bilancio è stato di 8 passeggeri riportati all'ospedale, un'altra trentina di persone sono state medicate sul posto dai sanitari del 118. Il PM di Modena Marco Niccolini ha disposto il sequestro del convoglio, nominerà come consulente un ingegnere esperto in trasporti ferroviari. Anche Trenitalia ha aperto un'indagine interna per esaminare la motrice e il materiale ferroso che ha provocato la rottura dei finestrini. Stiamo vedendo proprio le immagini dei frantumi, forse potrebbe essere stato perso da un convoglio, un merci o un carico specifico in transito che precedeva l'Intercity. E in primo piano in questi giorni sono anche i temi dell'economia, la crisi e la contestata manovra del governo che sta facendo arrabbiare cittadini e enti locali. Questi ultimi in particolare si stanno preparando a dare battaglia alla manovra. Il governatore dell'Emilia-Romagna Vasco Errani ha convocato un vertice a Bologna per il prossimo 31 agosto. Quella che inizia lunedì sarà una settimana decisamente calda, e non parliamo di meteo, nei rapporti fra governo e enti locali, che sono sul piede di guerra per gli ennesimi tagli imposti dalla manovra. Anche in Emilia-Romagna, regione in testa e poi province e comuni, si preparano all'appuntamento del 31 agosto, data di un vertice che riunirà a Bologna tutto il sistema delle istituzioni regionali per formulare proposte di modifica all'attuale manovra. A lanciare l'incontro, che sarà presieduto dal governatore Vasco Errani, è la vicepresidente della regione, Simonetta Saliera. Innanzitutto ribadire che basta taglieggiare ancora una volta, perché nelle ultime manovre così è stato fatto, regione e enti locali, a fronte di una richiesta di servizi primari che sono in aumento da parte delle famiglie, dei cittadini e delle piccole imprese. È necessario che le grandi ricchezze, i grandi patrimoni immobiliari contribuiscano in modo sostanziale alla necessità di nuove entrate da parte dello Stato e soprattutto che l'evasione sia drasticamente perseguita con una reale volontà e efficacia, cosa che fin qui non è stata fatta. Noi regioni e enti locali il 31 siamo pronti per dire noi ci siamo nel riformare. Ecco, secondo lei gli enti locali dell'Emilia-Romagna, province, comuni insieme alla regione saranno compatti in questo discorso? Io penso di sì, perché
in modo consapevole, conosciamo molto bene i problemi e quindi vogliamo dire: caro governo, ascoltaci, e vogliamo metterci per primo in discussione, ma consapevolmente anche lo Stato deve, il governo deve saper affrontare una riforma forte, reale. Intanto in molte città della nostra regione i partiti di opposizione stanno organizzando iniziative contro la finanziaria del governo. A Modena, Rifondazione Comunista lancia una petizione a sostegno di una manovra alternativa. Sentiamo questa intervista. Sì, noi crediamo che questa manovra sia profondamente iniqua e ingiusta perché mette le mani nelle tasche dei soliti noti, i lavoratori, i pensionati che vengono ulteriormente tartassati da un governo che veramente sta mettendo in crisi lo Stato sociale, i diritti e la democrazia nel nostro paese. Noi raccogliamo una petizione proponendo una manovra economica alternativa che va a colpire le tasche del 10% della popolazione italiana che detiene il 50% della ricchezza. È ora di dire basta a questa evasione macroscopica che sta dilapidando il nostro paese. È ora di dire basta a questo governo iniquo e che sta distruggendo il nostro paese. Ecco, voi avete proposto 6 punti, quali sono? Il primo, il fondamentale, è la patrimoniale. In questo momento è assolutamente ridicolo proporre contributi di solidarietà in un paese con l'evasione fiscale come è il nostro, quello italiano. Occorre una patrimoniale sopra 1 milione di euro che colpisca veramente i redditi alti e le richieste dentro il nostro paese. Proponiamo poi di dimezzare immediatamente le spese militari. I cittadini devono sapere che il nostro paese ha speso nel 2010 35 miliardi di euro in armamenti e missioni militari all'estero. È uno spreco e un'ingiustizia che deve assolutamente terminare. Un escursionista di Bologna, Claudio Ferraro, è morto in Trentino per una caduta mentre cercava mirtilli. Il suo cadavere è stato trovato questa mattina dopo che ieri sera non aveva fatto ritorno nella sua casa di Predazzo. Il corpo privo di vita era in un torrente con i segni dei traumi provocati dalla caduta. In questi giorni d'agosto le città si svuotano, anche se un po' meno del passato, e diventa ancora più importante per i cittadini e per i commercianti la sicurezza. Una troupe di ETV oggi ha seguito il lavoro di una pattuglia di carabinieri di quartiere in giro per il centro di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Salve signora, come va? Tutto a posto. Tutto bene? Sì, sì, sì. Ci segnala qualcosa di particolare? Adesso no. A posto. L'importante è che continuiate. Passare, sì, sì, lei lo sa, ogni mezz'ora, 45 minuti okay. Li passiamo per questa strada. Perfetto, stava. Benissimo, okay. Grazie. Arrivederci. Buona entrare nei negozi, verificare che tutto vada bene, raccogliere eventuali segnalazioni se qualcosa non va, diventando un punto di riferimento per cittadini e commercianti. Ancora di più in estate, in una Bologna non del tutto deserta anche in questo fine settimana di agosto, la figura del carabiniere di quartiere diventa importante per garantire sicurezza e tranquillità. Ne abbiamo seguito il lavoro per scoprire che si passa dalle semplici informazioni date a chi ne ha bisogno, a raccogliere denunce, ma soprattutto a intervenire se viene commesso qualche reato. Ogni militare è infatti in possesso di una radio per mantenersi costantemente collegato alla centrale operativa, di un computer palmare integrato con un cellulare, radiolocalizzabile via satellite, rientrando così in un complesso dispositivo di sicurezza di cui fa parte anche la polizia e le altre forze dell'ordine. Primo compito comunque è instaurare un rapporto personale e diretto con il cittadino. Tutto bene oggi? Tutto a posto. Novità da segnalarci? No. Niente di particolare, solite cose. Mi passiamo fra mezz'ora, io ci faccio vedere. Grazie. Già denunciata per abbandono di incapace per percosse, una badante moldava di 21 anni, clandestina, attualmente irreperibile, dovrà rispondere anche della morte di una delle vittime delle sue botte. È successo a Modena, dove ieri appunto è deceduta all'ospedale di Baggiovara una 94enne ricoverata dal 6 agosto scorso. L'anziana era affidata alle cure di questa giovane moldava che si è poi scoperto si ubriacava e la picchiava. Ora la procura ha disposto l'autopsia sulla nonnina deceduta per arresto cardiaco per verificare se vi sia un nesso di causalità fra le percosse subite e appunto il decesso. Un'altra vicenda che riguarda una badante avvenuta nel Reggiano. Alleggeriva di biancheria l'anziana che assisteva, per questo una badante di 41 anni, originaria della Georgia, residente a Bagnolo in Piano, è stata denunciata dai carabinieri per furto. La segnalazione da parte dei parenti della pensionata che avevano notato le mancanze della merce all'interno degli armadi.
Doveva terminare domani invece l'ondata di calore in corso a Bologna e in molte altre zone della nostra regione, dovrebbe proseguire fino a lunedì e anche oltre. Queste le ultime previsioni dell'ARPA, che ha già allertato i reparti di pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura, le strutture di assistenza per gli anziani, medici e pediatri di famiglia. L'azienda USL di Bologna ha ricordato che esiste un numero verde gratuito che si può chiamare per avere informazioni contro l'emergenza caldo, 800 562 110. Intanto, secondo l'azienda USL, i dati raccolti finora consentono di affermare che i primi due giorni dell'ondata di calore in corso non hanno avuto per fortuna effetti rilevanti né per quanto riguarda la mortalità né per gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna. Sono però aumentate le chiamate al 118 da parte di cittadini con età al di sopra dei 65 anni. E ora parliamo di sport, calcio. A una settimana dal via dei campionati di Serie A e di Serie B, questo fine settimana molte squadre della nostra regione scendono in campo per la Coppa Italia. Cominciamo parlando del Bologna, che domani incontra il Padova. Oggi c'è stata una conferenza stampa del coach Bisoli, sentiamo. Domani sera dall'Ara si fa sul serio, dopo un lungo ritiro, mister Bisoli, il Bologna scenderà in campo per i tre punti. Sì, questo per i tre punti deve essere un nostro spirito, adesso speriamo sicuro sia così. Chiaro che ci siamo preparati questo mese con la voglia di partire bene, col piede giusto, e i ragazzi me lo stanno trasmettendo anche durante la settimana in un clima, diciamo, che non eravamo abituati, perché noi abbiamo trovato un mese veramente di freddo, fra virgolette. Quindi si sono adattati subito, nessuno si è lamentato. Vogliamo partire per dimostrare questo entusiasmo che c'è intorno a questa squadra, di tramutarlo domani con anche una bella partita, oltre che la vittoria. Hai già deciso quali saranno gli 11? Presso poco, sì. Mi riservo di vedere questo allenamento domani mattina. Possono variare di massimo due giocatori, uno o due, però diciamo la percentuale è già fatta. Ramirez in panchina? Ramirez in panchina, dovuto al fatto, non per scelte di punizioni, perché quello che ho percepito durante la settimana mi ha fatto vedere giocatori un po' più in forma di lui, dovuto anche alla preparazione. Sarà in panchina, pronto a entrare e a dimostrare che il bene che gli vuole Bologna lo vuole tramutare in una buona partita, e quindi sarà un giocatore a sua disposizione del Bologna. Sarà una prova generale in vista dell'impegno di campionato con la Roma? Sì, per le tensioni, sì, per la voglia di vincere questi tre punti, sì, perché è la prima dove ci sono, qui siamo in ballo tre punti, una squadra che può fare sicuramente la Serie A perché ha giocatori importanti, la prima di fronte al nostro pubblico, diciamo, nel nostro stadio, quindi bisogna prendere subito le misure, e quindi è un bel banco di prova. E ovviamente Rete 7 e Radio Nettuno seguiranno domani la gara del Bologna, ma sempre domani gioca anche il Modena contro la Reggina, gara che ETV trasmetterà in diretta. Il servizio di Stefano Ferrari. Fare puntate intanto sull'orario d'inizio, 16.30 e non 17.30, per questioni di aerei. Il match di domani in Coppa Italia tra il Modena e la Reggina ha visto appunto un anticipo di 60 minuti, così come la nostra diretta che partirà alle 16.20 e non appunto alle 17.20. Modena al terzo turno di Coppa Italia tiene e parecchio, anche perché la gara contro i calabresi sarà l'anticipo di 6 giorni dello stesso match, ma giocato al Granillo, proprio contro la formazione dello Stretto. Un Modena che tornerà in formazione titolare rispetto a quella vista giovedì sera contro la Reggiana al Giglio, un Modena con il 4-3-1-2 dei giorni migliori, cioè con Caglioni in porta, sulla destra Turati, Perna, Diaguraga e Bassoli al posto di Rullo, che non sta ancora bene, Petre davanti alla difesa con Dallabona e Giampà, in quanto Ciaramitaro non è ancora a posto, poi Di Gennaro, grande trequartista, a servire palloni per Fabinho e Greco. Sono questi titolari di questo scorso di stagione, in attesa di Bernacci, che ha segnato su rigore contro la Reggiana, ma non appare ancora in condizioni accettabili per la Serie B. Di fronte una Reggina che cerca il passaggio del turno, chi vince giocherà contro o il Chievo o il Livorno, e che sarà l'ideale sparring partner per poi vederlo all'opera come squadra della stessa categoria 6 giorni più tardi, quando la stagione dirà sul serio, il campionato diventerà cosa reale. Intanto domani 16.20, stadio Alberto Bragi, in esclusiva su Antenna 1, partita delle 16.20 appunto, la gara contro la formazione Granata.
Dallo sport alla musica, perché sono di nuovo dolori per Vasco Rossi, che oggi è stato nuovamente ricoverato a Villalba, la clinica privata sulla prima collina di Bologna, da cui era stato dimesso il 1 agosto scorso dopo un ricovero di 2 settimane. Il rocker, ha spiegato la portavoce Tania Sachs, negando ancora una volta patologie gravi, ha passato una notte praticamente insonne per una recrudescenza dei dolori alla costola che da mesi lo tormentano, dolori che si radiano alla spalla, alla clavicola e a quasi tutta la parte destra del torace. Vasco ha trascorso questi 19 giorni nella sua villa di Zocca sull'Appennino modenese. I dolori, nonostante i farmaci, hanno continuato a presentarsi periodicamente. Per questo motivo oggi si è deciso per un nuovo ricovero a Villalba. Ed era l'ultima notizia per questa edizione regionale del nostro TG. Grazie per averci seguito. Buona serata su ETV.